14 luglio avrà la ricompensa del profeta. La parola del Signore è spada così tagliente da essere capace di separare il mondo in due. Questa separazione inizia dal nucleo familiare. La parola, che è la fonte unica della vera comunione, diviene la sorgente, la causa di ogni divisione all'interno della comunità umana, a partire proprio dalla famiglia. Urge però precisare fin da subito che la separazione non è diretta, ma indiretta, non è voluta, ma subita, non è scelta, ma imposta. È la stessa separazione che avviene tra la luce e le tenebre. La parola indica all'uomo la via della sua vera umanizzazione. Quando Dio ha creato l'uomo dalla polvere del suolo, il frutto di quel lavoro non era una persona umana, gli mancava l'alito della vita. Dio spira nella sua opera tratta dal fango della terra il suo alito, e l'uomo diviene un essere vivente. L'alito del Signore separa la terra dall'uomo. Quella terra con l'alito di Dio è persona umana. L'altra terra senza l'alito del Signore rimane semplicemente polvere del suolo. Anche oggi, quando l'alito del Signore si ritira dalla terra, questa ritorna ad essere terra. La separazione è il frutto di questa dipartita. Viene Gesù, spira sugli uomini il suo alito di vita, che è lo Spirito Santo, e l'uomo diviene essere spirituale. Avviene la separazione tra chi rimane essere carnale e chi si trasforma in essere spirituale. Questi due esseri non possono convivere se non in un perenne contrasto. L'essere carnale si oppone all'essere spirituale. L'essere spirituale è chiamato a seguire lo Spirito del Signore, non può seguire la carne. Nasce la divisione in ogni ambito della vita umana. Non vi è settore o luogo nei quali è possibile ritrovarsi in comunione di intenti e di verità. La carne sempre guida verso falsità. Lo spirito sempre conduce nella verità, anzi conduce di verità in verità. Oggi la carne suggerisce allo spirito una via di comunione e di unità. Non è però nella verità, ma nelle tenebre, nel peccato, nella rinuncia alla luce. La carne suggerisce allo spirito di farsi cosa privata, di ritornare nelle catacombe. Al massimo gli concede di poter nascondersi nell'intimo dell'uomo, senza però mai venire allo scoperto. Dove si vive la vita umana, là si deve procedere secondo la carne, il peccato, le tenebre, la morte spirituale e morale. Dove non si vive alcuna vita vera, lì si può coabitare con lo Spirito del Signore. La carne suggerisce all'uomo una doppia vita, con essa nel pubblico, senza di essa nel privato. E questa, l'unità e la comunione che il mondo oggi chiede ad ogni discepolo di Gesù, dimenticarsi, dimettersi dell'essere cristiano nella politica e in ogni altro luogo dove si prendono decisioni. Ritornare dalle dimissioni in tutti gli altri luoghi dove non vi è alcuna relazione con i fratelli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a preparare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me. E chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Matteo 10, 34, 11. Gesù va accolto nella sua parola, nella sua verità, nel suo Santo Spirito. Va accolto in tutto il suo essere, in tutti i doni divini che Lui è venuto a portare sulla nostra terra. Va accolto nella persona dei Suoi discepoli. O lo si accoglie così o non lo si accoglie affatto.
L'apostolo non dovrà essere accolto come puro uomo, dovrà essere accolto come portatore di Cristo, che a sua volta è portatore di Dio. Dovrà essere accolto come vero profeta di Gesù Signore. Chi accoglie avrà la ricompensa del profeta. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, fateci veri esseri spirituali.